Parla di tante cose, parla di una coppia intanto, di come mantenere un difficile equilibrio in una lunga relazione. E questo riguarda tutte le coppie, con o senza figli. Poi certo che l'arrivo di un secondo figlio con una bambina già grande che poi rivendica un po' di attenzioni, insomma, e molte altre cose. Non solo quello, chiaramente spariglia un po' le carte, crea molta confusione e una grande difficoltà di mantenere, come dire, un equilibrio e venirsi incontro, che è il lavoro che costantemente fa una coppia, no? Per, insomma, mantenere un rapporto saldo e vivo. È un film d'amore, parla d'amore, parla dei percorsi che si fanno con e senza figli, che si fanno per mantenere questo amore, il lavoro, un lavoro certosino che si fa in una coppia per andare avanti e farlo insieme. Io personalmente mi sono ritrovata in tutto, le feste allucinanti, le varie tipologie di genitori, non mi sono riconosciuta in una sola, ma in tutte le tipologie dei genitori. E mentre le leggevo, quando Mattia mi fece leggere l'articolo per raccontarmi cosa avrebbe voluto fare con il film, poi quando ho letto la sceneggiatura, ho letto queste tipologie di genitori e mi ritrovo in tutte e ridevo di me stessa. Questo è il grande talento, uno dei grandi talenti della scrittura geniale di Mattia. Non racconta cose surreali, le racconta in modo surreale, ma le racconta, ma sono cose vere, cose che tutti quanti riconosciamo. Quindi io mi riconoscevo in tante manie, in tante idiosincrasie di questi genitori che diventano pazzi anche a un solo cenno e sono completamente devastati da un certo tipo di vita che gli viene in qualche modo imposta. Vedi la realtà, perché quella è la realtà, e però trovi attraverso la sua ironia trovi il modo di riderne, e questo ti alleggerisce. È terapeutico, credo anche. Quando prima dicevo appunto che quello che racconta Mattia è la realtà, anche questa è la realtà, certo che fisicamente non può avvenire, altrimenti ti getti e muori, però non è così, è raccontato insomma in modo surreale, come sono surreali i desideri che abbiamo a volte, i sogni. Se si potessero mettere in atto, lo faremmo tutti, certe cose non si possono mettere in atto, come uscire velocemente da una situazione buttandosi dalla finestra. Lui lo mette in scena perché lo possiamo fare nella finzione, ma è esattamente quello che molti di noi, riconoscendosi in quel tipo di temperamento di quel momento, hanno pensato di fare.